Ciao a tutti, allora oggi mercoledì è stato l'ultimo giorno di scuola per cui ho un'oretta di tranquillità perché il più piccolo è ancora ovviamente alla materna perché lo vado a prendere verso le 4, mentre Nicola è di là che si fa bellamente gli affari suoi perché oggi ovviamente relax, niente compiti, per cui anch'io relax, niente compiti. Allora, ho detto, ne approfitto adesso che so di avere questo tempo perché poi non so come andranno i prossimi giorni, se avrò ancora la possibilità di fare questo video per fare gli auguri di Pasqua. Quindi, innanzitutto, tantissimi auguri di buona Pasqua. Scrivetemi qua sotto che cosa pensate di fare nei giorni delle feste, se ne approfittate per fare un viaggetto o anche soltanto una gita, se andrete a trovare qualcuno che non vedete da un po' di tempo, se qualcuno che non vedete da un po' di tempo viene invece a casa vostra, insomma, raccontatemi quali sono un po' i vostri progetti. Noi non faremo niente di particolare il giorno di Pasqua, quindi domenica andremo con i miei genitori e con i miei suoceri e mia sorella, insomma, un po' di parenti a mangiare al ristorante tutti insieme, come avevamo già fatto l'anno scorso, tra l'altro. E il giorno di Pasquetta invece verrà un'amica a mangiare da noi. Le previsioni non sono bellissime, però insomma speriamo. Mentre i giorni successivi saranno un bailame di bambini che vanno e vengono perché i giorni di vacanza sono tanti, ma non abbastanza per ospitare tutti i compagni e amici che i miei figli vorrebbero, no? Per cui sto già cercando di organizzare un pochino le danze, far venire a gruppetti, insomma, dividerli. Insomma, sto cercando di organizzarmi un pochetto. Allora, però. In realtà per me il giorno più bello, beh, saranno tutti i giorni belli ovviamente, però un giorno per me sarà sabato, perché sabato vado a trovare Fra, l'Edimigia 83, che festeggia il primo anno di apertura del negozio. L'anno scorso era andata all'inaugurazione e quest'anno lei appunto festeggia il primo anno di attività, per cui sabato vado a Verga. E per cui niente, se per caso pensate di passare dal negozio, io non lo so, penso che secondo i treni, boh, penso che arriverò intorno alle 11:30, una cosa così, poi non so bene, non vedo l'ora di rivedere insomma il gruppetto di Milano, che tanto tempo che non vedo, il gruppetto Milano-Bergamo che non ci siamo più incontrate, quindi non vedo l'ora, mi sono già fatta tenere da parte dalla Fra alcuni prodotti che non vorrei poi arrivare lì e non trovare, per cui ho detto mettimeli da parte, poi voglio ancora scegliere un paio di cose e quindi spero insomma la prossima settimana tra un bambino e l'altro, tra un gruppo di bambini e l'altro, di riuscire a farvi vedere i prodotti che avrò acquistato. Niente, questo era quello che volevo dirvi, fondamentalmente volevo farvi gli auguri di Pasqua e ci vediamo presto. Ciao!